Buona giornata a tutti. Ai 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 ai. Salve a tutti. Prova a parlare ancora. La solita trasmissione magia, stregoneria, paganesimo che va in onda da Radio Gamma 5 ogni giovedì dalle ore 15 alle ore 16:30. I microfoni fischiano un po'. Vabbè, ma adesso si metteranno a posto. Anzi, vediamo un attimo perché non mi ritorna in cuffia niente. Allora, vabbè. Cominciamo la trasmissione magia, stregoneria, paganesimo. Con cosa cominciamo la trasmissione? La trasmissione la cominciamo con... Sto fischio qua. Vediamo un attimo, cavarlo via però. E avanti. Eccolo qua. È cavato, levato via. Hai una cuffia, Francesco? Sì, ce l'ho. Prova a sentire se c'hai il ritorno in cuffia. C'hai il ritorno in cuffia? Sì, c'è il ritorno. Perfetto. In cuffia. Perché con questo non riesco neanche a capire se c'è o non c'è il ritorno. Vabbè. Allora, vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, Venezia, e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica, Vicenza. Allora, prima cosa in apertura della trasmissione, niente, vi ricordo la conferenza che terrò a fine mese qui in sala dibattiti di Radio Gamma, ed è Stregoneria e Paganesimo Politeista, Stupro e Pederastia. La conferenza la lanciamo anche via internet, in giro per tutti quelli che possono essere interessati a questo tipo di argomento, e la terremo sabato 30 ottobre alle ore 17, Cadoneghe, qui a Radio Gamma, via Belzoni 9. Allora, 30 ottobre alle ore 17 in via Belzoni 9. La traccia della conferenza praticamente ha di 7 sottoargomenti, sarà concezione dell'esistenza umana del cristianesimo contrapposta alla concezione del paganesimo politeista, il sistema sociale visto dall'essere umano pagano politeista, l'essere umano cristiano come oggetto di possesso, l'essere umano pagano politeista soggetto di diritto, la pederastia come elemento divino nel cristianesimo, stupro come esercizio di possesso nel cristianesimo, la famiglia dei ruoli cristiana contrapposta alla famiglia delle persone del paganesimo politeista, e rimuovere l'orrore cattolico, è importantissima la parola cattolico. Qualcuno dice, ma perché non quei protestanti, quei cattolici? Perché è il nocciolo centrale per costruire il divenire magico nell'infinito dei mutamenti. Perché questi sottoargomenti? Perché noi sappiamo che le cose si generano da un humus, cioè esiste un'oggettività e le persone si adattano all'oggettività in cui vivono. In questa oggettività mettono la loro volontà, la loro determinazione, trasformano l'oggettività, però l'oggettività ricostruisce e riproduce nuove persone, riproduce il futuro. Per cui se noi non mettiamo l'accento su ciò che ci circonda, non possiamo nemmeno considerare come la persona si adatta. Se non mettiamo l'accento sugli adattamenti e le necessità di trasformazione della persona, non possiamo neanche sapere come l'humus viene trasformato. Ma se non mettiamo l'accento sulle trasformazioni dell'humus, non vediamo neanche la persona. L'unità triadica del paganesimo è soggettività, oggettività e relazione. Se volete oggettività, soggettività e divenire. Se volete essere, non essere, divenire. Cioè, mettetelo. Beh, mette un quarto voi. Che essere se stessi. Essere se stessi. Esatto. Ma l'essere se stessi. Ma non essere per se stessi, non essere per Dio. Fa parte dell'altra unità triadica, no? Cioè necessità, intento e volontà. Sì. Essere se stessi e l'esercizio. Di solito, sai, in paganesimo esistono i quattro punti cardinali, più esiste un centro, logicamente. Sì, e il centro sempre se stessi, uno si può rivolgere al sud, al nord, all'est, all'ovest, uno si può rivolgere all'acqua, uno si può rivolgere al fuoco, però sa che questi elementi non possono essere scissi, sono sempre legati da un cerchio alla fine. E dentro il cerchio c'è un centro che sei te stesso. Per noi l'oggettività è composta da un insieme di elementi. Ogni volta che noi agiamo su un elemento, ogni volta che trasformiamo un elemento, trasformiamo anche la finale dell'oggettività. È chiaro che se degli elementi che incidono di meno, elementi che incidono di più, ma
questo è abbastanza irrilevante, cioè se noi avessimo la TV di Stato da cui parlare, incideremo fra un numero maggiore di persone, giusto? Invece avendo Radiogamma, e grazie sempre a Radiogamma, possiamo incidere... Ecco, visto che tiri in conto di Radiogamma, ricordiamo anche ai nostri ascoltatori che Radiogamma ha una situazione economica particolare in questo momento, che in qualche maniera bisogna affrontare, in quanto esistono dei problemi sia tecnici sia burocratici, e purtroppo sia i problemi tecnici sia i problemi burocratici si risolvono tramite i soldi. Di conseguenza, chi si sente nella necessità di dare un contributo anche modesto a questa radio lo faccia, insomma, perché penso che sia il momento più opportuno affinché la radio abbia un sostegno, abbia un appoggio e possa continuare così, perché logicamente di radio commerciali ne abbiamo troppe, di radio clericale ancora di più. E infatti chi ascolta Radio Gamma 5 sa che più delle volte che è disturbato da una certa Radio Maria, di conseguenza Radio Maria va avanti, diciamo, derubando gli ascoltatori, perché alla fine li vende morte, li vende la loro distruzione, li vende la loro ignoranza, li invede qualsiasi cosa, perciò di conseguenza questa è una radio che è libera, che ha sempre campato, che ha dato spazio a tutti, e perciò chi si sente in dovere o chi ha un debito di riconoscenza sa il momento di saldarlo. Sì, anche a chi non gli piace questa trasmissione si renda conto che questa trasmissione gli ha permesso di indignarsi, e non è poco. A chi invece gli piace questa trasmissione gli ha consentito di avere degli elementi. A chi questa trasmissione è indifferente, pensi invece a tutte le diverse voci che su questa radio parlano, voci anche contrapposte, voci anche, so che qualcuno direbbe io spengo la radio, però magari ad altri invece piacciono, ad altri fanno contenti, fanno compagnia. D'altronde sono quegli ascoltatori cristiani che sono una nullità e che si danno un'importanza soltanto perché chiamano a disturbare questa trasmissione. Cosa potrebbero fare queste nullità se non chiamassero noi per contestare? Quelle persone che hanno telefonato per insultarmi, per esempio, sappiano che hanno un debito di riconoscenza nei miei confronti, perché gli ho dato l'opportunità di insultarmi. Se per ogni insulto mettessero via qualche lira per la radio, avrebbero la possibilità di continuare ad insultarmi, perché ad un certo punto, se non c'è più Claudio da insultare, siete convinti di trovare qualcun altro da insultare così disponibile come Claudio o Francesco? Meditate, cioè avere qualcuno da insultare gratis, perché non ho mai denunciato nessuno. Sì, no, ma anche perché di tener conto che queste persone praticamente sono veramente il nulla, sono il vuoto, sono la mancata di se stessi. Non sono forse neanche esseri biologici, sono forse una forma mutante. Io sono questa volta voglio essere anche moderato nelle definizioni. E di conseguenza loro, invece di pensare a quello che sono, quello che hanno fatto la loro esistenza, di quello che non producono assolutamente niente neanche per se stessi, hanno una scusa che devono insultare questa trasmissione per poter mascherare la loro fine, la loro distruzione, il loro non essere. E comunque vabbè. Diciamo che è stato gentile, non le ho offese abbastanza, perché sono inoffendibili queste persone, cioè, in quanto non sono persone. No, tutte le persone sono persone, ma sono degli individui che hanno la nostra stessa forma, ma non hanno la nostra sostanza. E qua dovremmo disquisire parecchio, Vabbè, ma non è importante, a volte si punta l'attenzione su un aspetto e lo si definisce con la parola. Quello che devo dire io, tenete presente che esistono anche questi problemi. Viviamo in un sistema sociale dove tutto si compra e tutto si vende. E bisogna essere non solo avere il soldo per comprare e per vendere le cose, ma anche per essere nelle condizioni di poter comprare e vendere le cose. Per cui non è uno dire io adesso ho 10 milioni e sono ricco, sono a posto. No, ho 10 milioni ma ho anche il debito di pagare la macchina. Cioè non è detto che abbia davvero quei 10 milioni, capito? Per cui rifletteteci un attimino e pensate che effettivamente questa radio ha questi problemi in questo momento. Non dissanguatevi però, mi raccomando, le persone sono preziose, perché no? Però se qualcuno ha qualcosa di più e dice visto che quell'idiota di Claudio Simeoni sta parlando alla radio, facciamo in modo che continui a parlare, oppure no, io te li do, basta che cacci via Claudio Simeoni. Vabbè, se date un congruo appoggio, penso che qualcuno potrebbe anche prendere in considerazione questa possibilità. L'importante è salvare la radio, no? Sì. Va bene, dai.
Io comunque continuerò sempre a fare magia, stregoneria, paganesimo. Allora, cominciamo un attimino con gli oracoli. Sì. La trasmissione di oggi continua con l'oracolo 108. Ah, ho fatto un piccolo calcolo. Arriverò fino ad aprile con gli oracoli. Dunque, praticamente io vi massacro con gli oracoli caldaici per un anno esatto. Dopodiché voi saprete tutto degli oracoli caldaici. No, non servirà più nessuno che vi parlerà di questo, nessuno vi dirà che sono robe per prevedere il futuro o robe di questo genere. Saprete tutto degli oracoli caldaici e saprete anche della visione della stregoneria relativa agli oracoli caldaici. E penso che mi farò pagare da Umberto Eco sta roba. Allora, passiamo al 108, l'oracolo il frammento 108. Dice: il Nous paterno inseminò simboli attraverso il cosmo, lui che intuisce gli intuibili, quelli che sono detti bellezze ineffabili. Il pensiero, l'intenzione, il progetto, lo scopo, il sentire, l'intuire, cui necessità e intento conducono le trasformazioni del cosmo. Questo si riempie di simboli. Cosa sono i simboli? Sono le matrici attraverso le quali il veggente scorge l'esistenza di una vasta realtà di trasformazioni delle coscienze di sé. I simboli sono quanto delle matrici generanti le coscienze di sé viene scorto dal veggente per intuire quanto lo circonda. Che cos'è una matrice? In questo caso è la relazione soggettività-oggettività incontrata da quella concentrazione di energia vitale che da inconscia si trasforma in coscienza di sé. Data la sua trasformazione in coscienza di sé, può proseguire in quella e solo in quella direzione di trasformazioni. Solo in quella direzione può esercitare la propria volontà facendosi Dio, proiettandosi nell'eternità dei mutamenti. Io sono un essere umano, mio padre e mia madre hanno fornito la matrice e per proiettarmi nell'eternità dei mutamenti posso esercitare le determinazioni proprie del mio divenuto, dell'esercizio delle mie determinazioni, posso esercitare la mia volontà anche modificando la matrice che lascio in eredità ai miei figli. Necessità e intento non intuiscono gli intuibili, ma gli intuibili sono espressione di necessità ed intento. Proprio perché gli intuibili sono espressione di necessità ed intento, il veggente che assiste a quanto vede può affermare che gli intuibili sono intuiti dal Padre. Ed è ciò che intuisce il veggente, le bellezze ineffabili. Che cosa sono le bellezze ineffabili? Quando uno stregone usa l'aggettivo bello o bellissimo per definire qualche cosa a cui assiste, quando coglie lo sviluppo della vita, le manifestazioni delle coscienze di sé mentre determinano se stesse nell'infinito dei mutamenti, quando si assiste all'uso delle determinazioni e della volontà degli esseri di qualunque specie per costruire il proprio divenire nell'eternità dei mutamenti. Dunque, il Nous paterno inseminò simboli attraverso il cosmo, lui che intuisce gli intuibili, quelli che sono detti bellezze ineffabili. E questa è l'interpretazione del frammento 108. Passiamo al frammento 109. Ma il Nous paterno non accoglie il volere dell'anima finché essa non sia uscita dall'oblio e non abbia pronunciato una parola, ricordando il puro simbolo paterno. E vediamo questo frammento. Il volere dell'anima, uscire dall'oblio, pronunciare una parola, ricordare il puro simbolo paterno. Sono i quattro elementi che caratterizzano questo frammento e che delineano il fare magico dell'individuo. Che cos'è il volere dell'anima? Quando un essere umano costruisce il Dio che cresce dentro di lui, sorge anche l'intolleranza per le limitazioni. Esiste un momento, e di questo ne ho sentito parlare, in cui la soggettivazione dell'oggettività da parte di un individuo avviene a livello tanto profondo che il sentire del corpo luminoso si sente stretto nella gabbia del corpo fisico. Anche se l'individuo ha messo la ragione al proprio servizio e non interferisce più di tanto con gli intenti e l'azione del corpo luminoso, questa diventa comunque una zavorra. Questa insoddisfazione così acuta cresce un po' alla volta col crescere del potere di essere dell'individuo stesso. Uscire dall'oblio significa diventare consapevole dell'infinito che sta davanti,
Uscire dall'oblio significa sviluppare la consapevolezza dello sviluppo nell'infinito dei mutamenti. Uscire dall'oblio significa essere attrezzati per prendere in mano la responsabilità della propria esistenza. Una volta che il corpo fisico cessa di esistere, in quel momento viene accolta dal pensiero, intenzione, progetto, scopo, sentire, intuire, modo di giudicare, paterno. Non tanto perché c'è un qualche cosa in cui essere accolti, ma perché si è sviluppato necessità e intento attraverso l'uso della propria volontà nelle determinazioni dell'esistenza. Qual è la parola da pronunciare? Veramente nella lingua italiana sono due. Io esisto. Questa parola viene pronunciata dall'essere umano che costruisce se stesso nell'infinito dei mutamenti, dall'essere umano che determina se stesso all'interno del sistema socioculturale in cui nasce, vive e si costruisce, dall'essere umano in corpo luminoso, quando assumendo su questo la propria coscienza di sé, affronta lo sconosciuto. Qual è il puro simbolo paterno? L'espressione del padre in quanto padre e che può essere definita padre? Necessità e intento. Come può il corpo luminoso dell'essere umano ricordare il puro simbolo paterno di necessità e intento? Innanzitutto, sviluppando e costruendo il proprio corpo luminoso, attraverso il sommare della propria volontà a necessità che l'ha generato, e poi trasferendo il corpo luminoso sul corpo luminoso la volontà nella nuova situazione, soggettività, oggettività. Come lo trasferisce? Attraverso le azioni che il corpo fisico compie nell'affrontare la quotidianità, i meccanismi, le strategie messe in essere nella quotidianità formano la struttura determinatrice del puro simbolo paterno, la sostituzione con la volontà soggettiva alla necessità che ne ha condotto la nascita. In parole più semplici, l'essere umano deve costruire il Dio che cresce dentro di lui usando volontà e determinazione, se vuole che quel Dio diventi autonomo e prosegui nell'eternità dei mutamenti. E questo è il nous. Non accoglie il volere dell'anima, il nous paterno, il nous oggettivo, l'essere nous nell'oggettività, il volere dell'anima finché essa non sia uscita dall'oblio e non abbia pronunciato una parola ricordando il puro simbolo paterno. L'oblio dell'energia vitale è anche un'altra cosa. È uscire dall'oblio è quando l'energia vitale da inconscia diventa consapevole. Cioè l'inconsapevolezza dell'energia vitale è l'oblio della consapevolezza. Per cui ricordate sempre questi passaggi. Cioè nella stregoneria abbiamo sempre delle cose che si sommano, si sovrappongono e si dividono. Come dicevo prima anche con Francesco, con la stessa parola noi possiamo afferrare aspetti diversi e definire cose diverse nella vita. Cioè io posso dire bello per definire una cosa e quella cosa diventare immediatamente brutta quando è trasferita di piano, d'uso o di funzione o suscita in me delle cose negative. Per cui le parole definiscono delle cose nella relazione esatta in cui quelle cose vengono dette e come vengono dette. Allora, passiamo al frammento 110. Sì. Cerca anche il condotto dell'anima, donde discende in un certo ordine, lavorando a salario per il corpo, e cerca ancora come innalzarla al suo rango nuovamente, alla parola sacra, congiungendo l'azione. È il frammento di difficile interpretazione. La ricerca del condotto dell'anima sembra quasi che l'anima sia stata data o sia arrivata ad animare il corpo. In realtà non è il condotto dell'anima che giunge al corpo, ma è il processo di formazione della struttura energetica ed animatrice di quello che sarà il corpo. Il condotto dell'anima sta ad indicare il processo di trasformazione dell'individuo attraverso il quale costui si trova nella situazione attuale, nella situazione in cui riconosce l'esistenza di una separazione fra il suo corpo e gli elementi animatori del suo corpo. Qual è l'ordine che deve cercare? È l'ordine della formazione di quel principio animatore, del suo sviluppo e della sua trasformazione. Deve riconoscere il momento in cui quel principio animò il processo di sviluppo dell'essere, che poi divenne l'essere umano con cui parliamo. Del momento in cui quel principio animatore alimentò il processo di trasformazioni del soggetto, è come se avesse lavorato a salario per il corpo. Espressione lavorare a salario è dipinta perfettamente e implica i doveri che quel lavoro impone al corpo. Il corpo ha esercitato la propria volontà e le proprie determinazioni perché il principio animatore ha sorretto le sue azioni. Senza il principio animatore sarebbe stato materia senza determinazioni nelle quali usare la propria volontà per espandersi.
Come può pagare il proprio debito il corpo? Come può pagare il proprio debito nei confronti della propria, fra virgolette, anima, l'essere umano? Continuando ad essere se stesso, non prostituendola, sottomettendola a determinazioni strane dalle sue, cercando cioè di innalzarla ad elemento principale quale fine delle sue azioni, elevarla al suo rango. Il principio animatore ha permesso al corpo di costruirsi, di svilupparsi. Ora il corpo deve agire affinché il principio animatore si sviluppi attraverso l'esercizio della sua volontà, esercitando le proprie determinazioni. Innalzarla al suo rango significa agire sviluppando intento, lungo la via indicata dai propri bisogni soggettivi. Significa sviluppare le determinazioni della propria specie, significa congiungere alla parola sacra l'azione. Diventare tutt'uno con l'intento, chiamare le cose col loro vero nome, esercitando se stessi per proiettare il proprio corpo luminoso nell'infinito dei mutamenti. Cercare e imparare i processi di trasformazione del principio animatore, per riprodurne i processi di sviluppo e rendere il corpo luminoso indipendente dal corpo fisico, trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Il significato di questo frammento è importante per comprendere la relazione fra corpo fisico e corpo luminoso dell'individuo. È importante anche per comprendere il processo di trasformazione attraverso il reciproco lavoro che esiste fra il corpo fisico e il corpo luminoso. Il termine anima lascia un po' perplessi al primo apparire, in quanto la cultura imposta dal creazionismo ne impone una lettura. Quando distinguiamo il principio animatore e il nutrimento, il salario, che a questo principio animatore paga il corpo fisico attraverso la parola sacra e l'azione, allora tutto è chiaro. Il principio animatore non ha una sua autonomia, ma per diventare autonomo deve necessariamente passare attraverso il corpo. Col corpo costruisce una relazione dialettica nella quale da prima stimola il suo costruirsi e una volta che il corpo fisico dell'essere della natura è formato, inizia attraverso l'uso della propria volontà, esercitando le proprie determinazioni a splasmare e modellare il corpo luminoso sul quale si trasferirà la coscienza di sé all'atto della morte del corpo fisico. Questo modellare messo in essere del corpo attraverso l'uso della sua volontà, esercitando le proprie determinazioni, prendendosi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita, è il salario che il corpo fisico paga all'anima. Di contro c'è il corpo fisico che non paga il salario all'anima, in quanto si sottomette a determinazioni e volontà che non gli sono proprie. I cristiani impediscono agli esseri umani di pagare il loro salario all'anima, sottomettendoli al macellaio di Sodoma e Gomorra, fin da quando troppo piccoli non sono in grado di discriminare e difendersi. Costoro, non pagando il salario all'anima, vengono impediti di sviluppare se stessi nell'infinito dei mutamenti. I cristiani sacrificano gli esseri umani al loro Dio assassino per impedire loro di diventare dei. E con questo chiudo gli oracoli caldaici per oggi. Perché li chiudo? Perché si riallaccia anche questo alla conferenza. La conferenza cos'è che andrà a determinare? Niente, va a determinare i concetti di stupro e di pederastia, ma lo stupro e la pederastia non sono oggetti a sé stanti, sono il prodotto di un processo di trasformazioni, un prodotto di processo di trasformazioni dovuto alla sottomissione cui gli individui vengono sottoposti e la loro azione, il loro esercizio è la sottomissione ulteriore degli individui. E questo paragrafo degli oracoli caldaici, questo frammento, ci ricorda proprio questo. Ci ricorda come la libertà del soggetto, come la libertà del corpo di pagare il suo tributo all'anima, sia sua possibilità di eternità. Va bene, Francesco, mi fermo qui con gli oracoli caldaici, anche perché magari dopo si cominciano, oh miseria, cioè ti ricordi, quando leggi Gesù di Nazareth, l'infamia umana, dici, ma parli sempre contro i cristiani, quando leggi delle robe che sono pagane nei commenti, penso ma... i cristiani si possono parlare contro i cristiani, sì, cioè, no, ma è bellissimo perché ogni volta che fai un esercizio, sì, no, per diffondere delle cose, per dire delle cose, ti dicono, ma l'altro che non fai. Sì, ma noi lo torniamo a ripetere, cioè che noi possiamo benissimo, quel discorso cristiano a noi ci serve perché ci può permettere di definire quello che non bisogna essere. Cioè, nel senso, di conseguenza, noi è una citazione in negativo perché è necessaria, perché dopo dimostra la necessità di questo. D'altronde loro ci sono e sono il cattivo esempio di quello che noi non vogliamo essere, o di quello che avvenga, o di quello che una persona non dovrebbe fare. Se noi siamo così è perché loro ci hanno imposto di essere così. Sì, no, ma è una loro scelta. Cioè, ma d'altronde, vedi, il loro condizionamento è così forte che loro sono capaci di stravolgere qualsiasi cosa e di dare sempre un'immagine negativa a questo. Cioè, nel senso che loro fanno sempre, si reputano essere gli unici, di conseguenza
qualsiasi persona che si deve manifestare, secondo loro deve ripetere il loro modello, cioè deve essere identica a loro e deve avere le stesse caratteristiche. E cioè, partiamo da un esempio concreto. Hanno fatto uno dei soliti pseudo-sondaggi, i soliti argomenti ciarlatani, un famoso convegno fatto a Roma sulla libertà religiosa vista da loro, che è solo dominio, e su questo sondaggio, penso largamente inventato, perché era organizzato dal CRIS, il convegno, il gruppo di ricerca di informazione sulle sette, e si disse che il 10% degli italiani, se ci credesse, Passata non ci direbbe. Cioè, questa è un'affermazione veramente assurda, perché cosa significa dire? Visto che il Dio dei cristiani, visto che Cristo, visto che Dio insegna a uccidere, chi è contrario a Dio, si può essere contrario a Dio, ma deve fare le cose di Dio, perché l'unico Dio possibile è il Dio dei cristiani. Ma questo qua significa chiaramente introdurre un concetto, cioè che gli altri possono essere contro di te, ma devono essere nella stessa forma negativa. Ma gli hai detto dove l'hai preso questa storiella? Sì, beh, è un convegno del GRIS sulla libertà religiosa e ordinamenti democratici. Allora, in questo, siccome Francesco attivamente prende anche lui la Repubblica, prima non lo prendeva. No, la prendo sempre, ah, sì? Solo che non la leggo. Ho capito. Cioè, la faccio stagionare, dai. E niente, le ultime tre righe c'è l'intervento della Iervolino, c'è sì. L'intervento della Iervolino a questo convegno, la quale dice: il Ministero degli Interni non ha nessuna intenzione di fare puttanate, non dice puttanate, per quelle che i cristiani chiamano sette, anche perché il Ministero degli Interni sa benissimo che qualsiasi cosa viene fatta va rivolta contro i cristiani. Cioè, anche se c'è un concordato che li salva, però ultimamente un paio di sentenze della Cassazione hanno dichiarato che in effetti non è esattamente così. Non è esattamente così. E allora, siccome Iervolino ha dei buoni informatori, cioè dei buoni consiglieri, oltre, cioè, lei è cattolica anche abbastanza... Integralista. Integralista, sì, però ha dei consiglieri che dicono: queste cose si possono fare, queste cose non si possono fare. Non è che gli vietino di fare le cose, dicono: queste cose sono contro la legge, cioè non si possono fare, cioè è un casino. E lei ha chiaramente mostrato il suo lato tollerante, chiamiamolo sì. Così, insomma, dicendo: non si fa niente contro le sette, anche perché, se vi ricordate, l'anno scorso cosa è successo? Ha fatto una campagna che non finiva più, ti ricordi? Sì, ma difatti, ma sono cicli queste campagne. Poi, sai, col discorso del giubileo, ho bisogno che qualsiasi cosa venga messa a tacere, che qualsiasi cosa non se ne parli, a cominciare dalle donne in televisione, danno fastidio perché si possono scandalizzare i pellegrini, di conseguenza possono provocare dei pensieri impuri. Cioè, si preoccupa di quello che uno potrebbe pensare, non di quello che uno potrebbe fare. Qui è l'atrocità del monoteismo, cioè nel senso che il monoteismo dice sempre: a me non interessa che tu sia criminale, l'importante è che tu pensi bene, l'importante è che tu pensi a Dio, che tu ami Dio, l'importante è che tu pensi a fare un servizio per la Chiesa e per il Dio creatore. Poi che tu sia un criminale non importa niente, l'importante è che tu abbia fede, e se hai fede qualsiasi cosa ti è permessa. D'altronde io ho trovato una bella definizione su un romanzo di stregoneria, in cui la strega dice: amano Dio perché non amano nessuno, non amano neanche se stessi, di conseguenza il loro è un grande amore verso Dio. Ma perché? Perché gli manca qualsiasi legame di amore o di attaccamento a se stessi, al mondo e alle persone che li circondano. E allora, di conseguenza, se tu devi amare soltanto Dio, se il tuo unico scopo, come dicono quelli cristiani adesso, è lo scopo di amare Dio, cosa te ne può fregare di quello che fai, di quello che sei responsabile? No, lo fai per amore di Dio. Di conseguenza puoi fare qualsiasi cosa. Di conseguenza ti preoccupi soprattutto di quello che possono fare gli altri in privato. Cioè, basta pensare anche al ridicolo discorso che è venuto fuori sulla stampa dell'intervento sulla masturbazione. Cioè, io posso capire che uno potesse dire: non è giusto che tu vada a sparare alla gente, che è un discorso concreto, ma cosa fai nel tuo privato? A me non me ne frega assolutamente niente. Il discorso che hanno fatto i Paolini, sì. No, ma è peggiore di quanto sì. Si pensi, perché i Paolini, adesso vado a memoria, se no me lo tiro fuori, ma l'ho recensito, sì, in sì. Ogni caso, cioè sono tutte le cose che io metto in serie. E quello di Paolini è peggio ancora, perché lo dico: in caso che tua moglie via, no, esatto. La masturbazione non è così grave. Cioè,
scusate un attimo. Sì, no, ma rendiamoci conto una cosina: a fare un'affermazione del genere significa una cosa sola, cioè che la moglie è una bestia, sì, da ciavare, punto e basta. Cioè, sì, è un contenitore, esatto, è un contenitore. Non è una persona, sì, ma non è importante. Cioè, quel discorso che hanno fatto i Paolini è bestiale, sì, ma sì, veramente bestiale. Come esiste il bidone della spazzatura in casa, esiste la moglie soltanto come deposito di sperma, esatto. Cioè, è la stessa cosa a livello di concezione. Esatto. Io quando l'ho letto veramente sono rimasto aberrato, allucinato, però pensandoci bene fa parte della logica del possesso. Naturalmente anche tutti questi ritagli li avrò anche in conferenza, perché non pensate che vengo in conferenza solo per dire, io ho anche un bel pacco, insomma, di ritagli proprio per dimostrare quello che dico, cioè, non sto dicendo, sì, diciamo... No, ma difatti vedi, queste affermazioni, cioè, possono suscitare ilarietà, battute e così via, però se uno va a fare proprio l'analisi da dove proviene e cosa manifestano, cioè la gente dice meno male che la Chiesa ammette questo, ma ammette questo perché ti considera una bestia. Esatto. Ti considera, cioè, proprio un animale che si installa di conseguenza. Insomma, gli animali hanno delle necessità, si cerca di contenere e di limitarli. Nota bene che noi non è che facciamo del moralismo tipico, cioè noi non diciamo che il rapporto fra uomo e donna deve essere un modo o non deve essere un altro, perché se il rapporto uomo e donna, cioè se un uomo e una donna hanno un rapporto solo per il sesso, sono fatti loro, esatto, cioè, ma... c'è chiaro questo, cioè, se altri invece hanno rapporti diversi per affetto, per noi ci va bene tutto, se due uomini si fanno per i fatti loro, a noi non se ne frega niente. Ma è soltanto una scelta personale, esatto, che non coincide, cioè nel senso, il paganesimo non pone problemi, cosa fai della tua vita, esatto, come vivi la tua vita, cos'è che ispira la tua vita? L'importante è che tu non crei scompenso nell'ambiente in cui sei costretto a vivere, in una città, in uno stato. L'importante è che non ci sia violenza di appropriazione di conseguenza, nella sfera della tua realizzazione, ti è permesso fare qualsiasi cosa. Certo. Non esiste legge, non esiste giudizio, non esiste morale, non esiste valutazione. Quando, è un problema tuo. Quando non c'è violenza, quando c'è scelta fra adulti, quando la scelta è libera, a noi ci va bene tutte. Dalle ammucchiate all'omosessualità, qualunque, sì, ma... perché sono scelta delle singole persone, sono un modo che hanno le persone di esprimere loro stessi, e dopo che a me non piace, a lui non piace, a te non piace, benissimo, faremo altre cose o non faremo niente, sì, ma, è irrilevante. Ma vedi, ma loro, per loro c'è sempre un discorso, cioè il comportamento è sempre univoco, cioè non è possibile concepire più di un comportamento, cioè esistendo un unico modello che è Dio, bisogna cosa si fa? Sottomettere a quel modello e bisogna ripetersi sempre, cioè, perciò esiste una sessualità, esiste un stile di vita, esiste un comportamento, esiste una società, esiste una cultura, esiste un'idea, le altre non esistono, non perché esiste. Se Dio parte, che è creatore, decide cosa fare ed è l'unico a decidere, di conseguenza c'è soltanto una possibilità per i cristiani. Logicamente loro pensano che questa sia la possibilità unica, noi diciamo no, è una menzogna, noi diciamo che esistono infinite possibilità e queste infinite possibilità appartengono alla scelta delle personalità e dei comportamenti, non appartiene all'esterno, appartiene alla scelta delle persone. Tenete presente che io potrei anche dire, anche se l'esempio è un po' azzardato, cioè nel senso che fra tutti i discorsi non finisce più, il fatto che ai bambini è stato proibito violentemente di masturbarsi è il risultato che alcune persone vanno a scippare le vecchiette e vanno ad ammazzarle. Cioè le vecchiette che a quei tempi erano magari donne e non hanno combattuto affinché le persone fossero libere sessualmente, eccetera, no? Si ritrovano adesso a dover subire una posizione di debolezza, diciamo così, delle reazioni violente a delle repressioni che sono state attuate 10, 15, 20 anni fa. Cioè, l'individuo tende sempre a sopperire alla sottomissione e a volte quando sopperisce alla sottomissione non ha sempre delle belle reazioni. Capito? Questo vorrei riuscire a far capire le persone. No, ma anche perché questo qua è anche una cosa indotta dai cristiani. Cioè, nel senso che sono cristiani che conducono qualsiasi cosa verso l'annientamento e verso il negativo. Ti faccio un esempio molto concreto. Noi siamo nel Veneto e purtroppo abbiamo quel santuario mariano che è Monteberico a Vicenza, che tra l'altro occupa abusivamente un tempio al Dio Termine. Sul loro bollettino un paio di anni fa mi è successo di leggere una simile frase, fa: chi sostiene la necessità di usare i preservativi in rapporti a rischio è come dicesse al ladro vai a rubare, tanto la legge non ti punisce. Ottimo esempio. Cioè, allora di conseguenza, se tu usi i preservativi puoi andare anche a rubare, perché fai la stessa cosa. Cioè, renditi conto che loro dicono, cioè,
arrivare al punto di paragonare l'uso dei preservativi a un furto, alla rapina. Ma per loro sì, è vero, perché rapisci qualcosa del loro Dio. Esatto, rapisci, cioè, bestiame del loro gregge. Però significa dire, cioè, il tuo comportamento non è dettato da una tua scelta, no, è una cosa criminale, colpevole, che è una violazione della legge, esatto. Ma è la violazione della tua legge, di conseguenza però stare all'astuzia e dire la mia è l'unica legge possibile. Però logicamente cosa succede? Che se tu dai un'immagine del tuo avversario dipinto in una certa maniera e la persona non ha la capacità di capire che si può essere al di fuori dell'immagine che i cristiani dipingono del loro avversario, uno tenderà a ripetere quello che i cristiani propongono, perché alla fine costruiscono l'immagine del loro avversario. Di conseguenza la gente si ribellerà, tante volte succede che si ribella in base a quello che il cristianesimo gli ha fornito, certo, come modello. Comunque, quello che voi sentirete sempre da noi è la necessità di eliminare o comunque circoscrivere limiti infimi possibili i tentativi di sottomissione. Cioè, cos'è contrario al cristianesimo? Contrario al paganesimo è la sottomissione. La sottomissione che si esprime eticamente, dogmaticamente, giuridicamente, religiosamente nel cristianesimo. Per cui quello che a noi ci interessa è sottrarre le persone alla sottomissione. Però sottrarre le persone alla sottomissione, siccome noi non pensiamo che gli uomini siano creati d'immagine e somiglianza di un Dio pazzo, non è che possiamo dire lui sottomette e chiudere là il discorso. Cioè dobbiamo far vedere come la sottomissione sia una costante in tutte le ambientazioni della vita, in tutti gli ambienti della vita, e come in ogni ambiente della vita la sottomissione si riproduce, cioè il più forte schiaccia il più debole, ma non è che schiaccia il più debole in funzione della sua vita, cioè dice vabbè, mi goda vivar ben e leone mangia gazzella perché goda vivar ben, no, non in questi termini, ma lo schiaccia perché deve avere il piacere di schiacciarlo, e questa è la cosa più obbrobriosa. Ma deve anche avere il desiderio di schiacciarlo, esatto, per cristiano, cioè nel senso che il cristiano, ognuno può avere dei comportamenti che non sono voluti o desiderati, però appartengono a una scelta casuale, cioè nel senso non volontarosa. Il cristiano è atroce e perverso per volontà di esserlo, cioè nel senso che prima lavora per esserlo, certo, codifica le norme, le regole, sì, e le applica, cioè di conseguenza esiste proprio l'intenzione criminale all'origine. Ma nei seminari c'è un addestramento a sentirsi uguali a Dio, mandati da Dio e in diritto di fare quello che si vuole, cioè esiste un addestramento apposta che porta a questo, cioè questa è attività dei seminari. Chiaramente questo va a varie fasi, cioè a fasi diverse a seconda sia del seminariato sia degli intenti che arrivano, cioè se voi date i seminaristi ai legionari di Cristo questo è un macello, cioè nel senso che loro sono un po' integralisti in realtà, stupratori, delinquenti, farabutti, de tutto, però tirano fuori dei sacerdoti così bravi, ma così bravi, che mezzi vescovi d'Europa gli danno i loro seminaristi perché gli preparano i preti. Se invece andate, non so, magari seminari più, chiamiamoli democratici, tedeschi o in maniera diversa, avete dei comportamenti più vicini a quella che è la morale di apparenza. Se poi avete dei seminari, ci sono dei seminari che si avvicinano di più agli studi classici, cioè il seminarista che anziché fare teologia fa filosofia, hanno possibilità di scelta, eccetera, allora hanno dei comportamenti anche un attimino diversi. Cioè esistono varie forme di concatenazione, ma quelli che sono la preparazione, quelli che diventeranno i futuri vescovi, che diventeranno i futuri cardinali, vengono addestrati ad essere padroni delle cose. Io mi ricordo una cosa di aver letto adesso, ma ancora 20 anni fa, solo sto rimembrando. Era punita in un monastero lussuoso, no? Era punita, doveva stare a digiuno e per digiuno, per cena, doveva mangiare solo una mela. Però doveva mangiarla con le posaterie d'argento, i pizzi ricamati, le ceramiche lussuose, e doveva pelarla e prepararla in maniera perfetta. Cioè, rendetevi conto questo, l'importante è la soppressione degli istinti della persona, però si accecava questo con l'apparenza del lusso, ed è un gioco non indifferente. Certo, non sono abilità, ma loro interessa sempre imprigionare, perché c'è stato sempre ultimamente un articolo che ha un bel titolo, per i cristiani si fa missionari dall'Africa per l'Europa dei pagani. Ah sì, ho anche questo. Sì, c'era anche.